Ragazze, sono stata di recente da Whole Foods. Whole Foods è un negozio di cibi organici biologici che si trova qui a Londra. È una catena americana, ma qui a Londra ha comunque dei punti vendita. Vi lascio il video insomma impressioni se non l'avete visto. E ho comprato un prodotto particolare che non avevo mai provato, che si chiama, ok, in inglese si chiama burger. In italiano l'ho sentito pronunciare bulgur, non ne sono molto sicura. Comunque è un... praticamente non è altro che frumento che una volta che è che ha germogliato praticamente, si fa al vapore e poi si taglia, si fa essiccare e poi si taglia a pezzettini. Ha la consistenza molto simile al couscous, ma è diverso dal couscous. Adesso voglio fare una ricetta con i pomodorini secchi e i broccoli, diciamo. Quindi vi faccio il video. È la prima volta che lo cucino, per cui spero di riuscire a fare un piatto commestibile. Ci proveremo. Comunque, lo faccio vedere brevemente. Questo è, come dicevo, il bulgur. Questo è tagliato medio, abbastanza fine, non è molto, molto grande. E ha la consistenza proprio di come se fossero dei sassolini. Adesso lo andiamo a cucinare. Nel frattempo che cucino questo, poi metterò a bollire anche i broccoli che andrò a tagliare. Ecco un broccolo che ho comprato sempre da Whole Foods. Adesso andiamo a provare questo broccolo organico, vediamo com'è. Ho lavato il broccolo e l'ho messo nello scolapasta, così nella pentola, e lo voglio cuocere al vapore. Poi, nel frattempo invece che il broccolo cuoce, vado a far bollire l'acqua per il bulgur. Mi dispiace, la pronuncia è questa, cioè non lo so come si dice. Ho letto, è la prima volta che lo faccio, ho letto che va fatto cuocere come il couscous, cioè si fa bollire l'acqua e una volta che l'acqua bolle si mette il couscous o questo, insomma, quest'altro tipo di frumento dentro l'acqua e si lascia, si copre e si lascia andare in modo che il prodotto assorba tutta l'acqua e quindi si cuocia, diventa morbido. C'è anche un'altra corrente di pensiero che dice invece di far bollire l'acqua, abbassare la fiamma, quindi non spegnerla del tutto e aggiungere sempre il bulgur dentro. Ora io non so esattamente quale sia la migliore, però mi ispira quella più simile alla cottura del couscous, quindi andrò a fare la stessa cosa. Ci vuole il doppio della quantità di acqua rispetto alla quantità di questo, per cui quello è 1,5 etti, per cui io vado con 3 etti di acqua, 300 ml, che è la stessa cosa, e la porto a ebollizione. Devo aggiungere appena bolle un pochino di olio e poi aggiungerò il bulgur dentro. Nel frattempo voglio iniziare, siccome la ricetta sarà broccoli e pomodorini secchi, questi sono dei pomodorini secchi siciliani che vengono proprio dalla Sicilia, buonissimi, li voglio mettere un po' a bagno nell'acqua in modo da rinvigorirli un pochettino. Quindi riutilizzo lo stesso contenitore che ho usato prima, metto un pochino di acqua e li metto a bagno. Ne metto una bella manciatina. A noi ci piacciono moltissimo i pomodori secchi, però questi sono naturali, non c'è assolutamente niente e fanno molto bene. Per cui ecco, li ho messi a bagno e li farò stare così per un po'. Come altro ingrediente, alla fine della cottura, soprattutto sul piatto, diciamo, quando impiattiamo, mi piacerebbe metterci delle noci e degli anacardi. Quindi vado a mettere un po' di noci, un po' di anacardi in questo tritatutto, che non è elettrico, bensì funziona a olio di gomito. Quindi si tira questa corda, che adesso non viene perché non sto tirando abbastanza, non far saltare tutto, e si macina a mano. Prima
Prima di fare ciò però, l'acqua del burger sta bollendo. Ho spento, metto un goccino piccolissimo di olio. Anche troppo. Giro un po' con la forchetta e aggiungo il burger. Vado a coprire e lasciamo, vediamo come cosa succede. Vi faccio vedere come funziona questo tritatutto, ed è meraviglioso. Poi tenete e muovete lame. Quasi sempre funziona. E quindi vi siete fatti la vostra granella di noci e di anacardi. Buonissimo. Ok, e questo è quanto. Adesso vediamo al volo i broccoli. Cosa sta succedendo? Se stanno venendo bene. Sono di un verde bellissimo. Adesso io non so i vostri broccoli come sono, ma i miei di solito non sono di questo colore, sono molto più gialli, diciamo, come se fossero secchi, ecco, diciamo che il colore dell'erba secca, mettiamola così. Invece questi sono veramente di un verde super vivo. Non sono ancora fatti però, per cui rimetto il coperchio e lascio stare ancora un pochino. I pomodori secchi di solito o li uso così oppure li faccio sott'olio, quindi li lavo tutti quanti, li lascio diciamo ad asciugare un pochettino su un panno e poi preparo un mix di erbe tra cui, non lo so, origano, aglio tritato, alloro, cose di questo tipo. Mi procuro dell'olio, chiaramente, sia olio d'oliva che olio vegetale, che può essere di girasole o qualsiasi altro olio vegetale che voi abbiate, e li faccio appunto sott'olio. A quel punto lo lascio stare per almeno 3 mesi. E ne ho fatti un bel po' l'anno scorso e ne ho ancora un paio di barattoli, se non erro, più uno aperto in frigo che adesso vi faccio vedere, così vi fate un'idea di cosa devo fare. Di cosa sto parlando, anche se sono sicura che pomodorini secchi sott'olio non siano la novità del secolo. Poi il barattolo, che uno dei barattoli che ho fatto l'anno scorso, e non so se riesce a vedere, un po' ecco, si è depositato sul fondo, c'è dell'origano, c'è dell'aglio, poi a seconda, non li ho fatti tutti nello stesso modo, alcuni con e senza alloro, a seconda di quello che avevo. E questi pomodori qui non sono siciliani, ma sono di Italy, sapete il negozio che hanno aperto un po' in tutta Italia, questo è quello di Roma. Se non sapete che cos'è, vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché sono bellissimi quei negozi. Sono un po' la versione italiana di Whole Foods, anche se diciamo che è molto ridotta perché comunque è più piccolina, però ci si accontenta. Vedete, è salito di livello. Quindi sta assorbendo l'acqua, ancora c'è dell'acqua, per cui ancora lo lascio andare. Sicuramente è più morbido già, se si nota, sicuramente ha raddoppiato il suo volume. Comunque lo lasciamo ancora un po'. Riproviamo di nuovo i broccoli. Sì, ci siamo. Spengo anche i broccoli, li lascio un attimino qui e inizio a prendere una padella e a metterci un pochino di olio di aglio.
Ok, quindi ho aggiunto un po' di sale e poco di acqua e questo mi sembra decisamente fatto. Ora, siccome non ho messo sale nella pasta, diciamo, insomma, per capirci, non so esattamente adesso quanto sarà saporito, per cui lo assaggio un attimo e probabilmente dovremo aggiungere del sale più tardi. Comunque, dovrebbe essere fatto. Questa è la consistenza, è veramente particolare. Lo assaggio un attimo. Buono. Sì, la cottura è perfetta. Aggiungo un po' di sale adesso. Però ci piace per ora. È molto molto particolare. Devo dire che è davvero carino. Quindi mi sembra fatto, ho mischiato tutti gli ingredienti tra di loro, adesso appena Moreno arriva lo impiatto, lo riscaldo pochissimo, aggiungo un po' di olio sopra, probabilmente aggiungerò dell'olio al peperoncino che ho fatto io, che sta per finire, devo rifarlo, e sopra poi appunto aggiungerò questa granella di noccioline, noci e anacardi. Gnammi gnammi, ci vediamo tra poco. Ed ecco il piatto pronto. Ho messo sopra le noci con gli anacardi tritati e adesso mangiamo. Ciao.